Dove ci troviamo esattamente qui allora? Siamo in una strada molto centrale, corso all'alto del Cinquino Centro a Napoli, zona molto trafficata, e da tempo insiste in questa zona che incrocia via Marina e l'incrocio della Stella Polare una rotatoria. La rotatoria per principio nasce per eliminare i semafori, noi invece siamo in una situazione di paradosso, siamo passati col verde adesso, ma ci fermiamo perché anche gli altri hanno il verde, sia quelli che vengono diciamo dall'altro lato, diciamo dove c'è il parcheggio green, noi adesso ci siamo dovuti fermare per far passare loro che hanno la precedenza della rotatoria, e hanno il verde anche le macchine che a destra di qua vengono dal centro di Napoli e attraversano la Marina e sono venuti uscire dalla città. Quindi abbiamo tre semafori, tutti verdi, e insistono su un incrocio governato fino a prova contraria dalla rotatoria, che come sappiamo nasce per ridurre il traffico e comunque per spegnere ed eliminare i semafori. Non si capisce per quale motivo in questa zona della città noi siamo ancora fermi col verde, pur essendoci una rotatoria che quindi genera il principio di dare precedenza a chi è già dentro l'anello della rotatoria, insistono comunque tre semafori che poi tra l'altro sono coordinati tutti e tre insieme, quindi sono o tutti verdi o tutti rossi. Come se non bastasse, al centro della rotatoria c'è anche la corsia preferenziale, dove ovviamente si deve dare precedenza ai mezzi pubblici o comunque ai mezzi che sono autorizzati a percorrerla. Da cosa può dipendere questo problema? Secondo me questo semaforo diciamo, nasce da una tradizione storica, che il primo semaforo che si incontra, il secondo semaforo che si incontra entrando in città per chi viene da fuori, ed è praticamente il penultimo per chi esce, perché ovviamente parliamo di via Marina, la strada principale di entrata e di uscita dalla città, della porta principale. Essendo questo semaforo storico è rimasto diciamo tale, ma la modernità ha comportato, come abbiamo detto prima, l'arrivo della rotatoria, che dovrebbe diciamo superare il concetto del semaforo e comunque non dovrebbe lasciare i tre semafori, diciamo delle tre strade che intrecciano, coordinati sulla stessa luce, o tutti verdi o tutti rossi, perché chiaramente è una situazione di grande caos. Essendoci la rotatoria, tu dovresti far passare solo chi è dentro l'anello, come dicevo prima, lasciare che chi è fuori dall'anello dia precedenza, spegnere i semafori, perché è stabilito dagli esperti che i semafori diciamo in alcune zone come questa, ovviamente in un centro nevralgico particolarmente trafficato, anziché migliorare la viabilità non fanno altro che bloccarla. La rotatoria avrebbe reso tutto più scorrevole, noi invece con tutto il verde, l'abbiamo visto prima, abbiamo dovuto aspettare almeno 20-30 secondi per passare, perché naturalmente c'erano altre macchine già all'interno dell'anello.